Non credo al suicidio di mia figlia. Era sorridente, solare, bellissimi progetti. Era una bambina perfetta, promessa italiana della pallavolo. Le hanno tolto la vita perché brillava troppo. Queste sono le parole che continua a ripetere Johari Annaloro, la mamma di Larimar. 15 anni, trovata morta impiccata a un albero nella pineta sotto casa, a Piazza Armerina, in provincia di Enna, il 6 novembre scorso. La famiglia di Larimar è convinta che la ragazza sia stata uccisa da qualcuno a cui davano fastidio il suo talento e la sua bellezza, nonostante l'autopsia, eseguita sul corpo della giovane, non abbia rilevato segni di violenza. Questo ha rafforzato l'ipotesi del suicidio, ma la procura dei minori di Caltanissetta sta indagando per istigazione al suicidio. Gli inquirenti stanno cercando di capire se Larimar si sia tolta la vita a causa di bullismo o di revenge porn, ovvero la diffusione di immagini intime senza il consenso della persona coinvolta. Ci sono molti elementi da esaminare e diversi dubbi che ancora vanno risolti. Un primo aspetto sospetto riguarda la posizione in cui è stata trovata Larimar, in ginocchio, legata con la stessa corda con cui si sarebbe impiccata. A raccontarlo sono stati la mamma e la sorella della ragazza. Gli investigatori stanno verificando anche questo dettaglio, considerando che l'autopsia non ha rilevato ferite sospette sul corpo della giovane. Un altro aspetto che desta preoccupazione riguarda una lite che Larimar avrebbe avuto con una compagna di scuola il giorno della sua morte. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la discussione sarebbe stata accesa e la ragazza sarebbe stata insultata riguardo a una storia d'amore con un ragazzo che in precedenza era stato il fidanzato della rivale. Quest'ultima avrebbe fatto allusioni a immagini intime della quindicenne diffuse via chat e social. La dirigente scolastica ha dichiarato che gli insegnanti hanno riferito di aver visto solo uno scambio di parole tra i ragazzi, senza spintoni o aggressioni. È emerso un video della lite che potrebbe rivelarsi utile per l'indagine. Altri studenti avrebbero filmato lo scontro e dopo l'incidente le due ragazze avrebbero chiesto di poter andare a casa prima della fine delle lezioni, lamentando un malore. Poche ore dopo, Larimar è stata trovata senza vita. Inoltre, gli inquirenti stanno verificando anche la figura del ragazzo conteso che ora aveva una relazione con Larimar. Secondo alcune indiscrezioni, il quindicenne sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei poco dopo la morte della fidanzata, accusato di essere l'autore delle immagini intime che potrebbero aver influito sulla decisione della ragazza di togliersi la vita. Ma davvero lui ha scattato e diffuso quelle immagini? Esistono prove di ciò? Alcuni giovani hanno confermato che le foto erano circolate, ma la situazione resta confusa. Il ragazzo ha anche dichiarato di aver ricevuto un biglietto da Larimar poco prima della sua morte, con la scritta «Ti amerò anche nella prossima vita». Per la famiglia di Larimar si tratterebbe di una messa in scena, poiché la grafia non corrisponderebbe a quella della ragazza. Infine, ci sono dubbi anche su un post pubblicato sui social dallo stesso ragazzo dopo la morte della fidanzata. Nel post si legge «Questa è l'ultima foto che abbiamo fatto insieme». E come sempre eri sorridente, ma non trasmettevi quello che avevi dentro. Le sue parole sembrano suggerire che Larimar nascondesse qualcosa che la tormentava. Poi aggiunge, almeno spero che chi si sente superiore ad altre ragazze più deboli abbia capito la gravità delle azioni e delle parole. Questo lascia intendere che qualcuno potrebbe aver tormentato Larimar, inducendola al suicidio. La situazione è complessa, soprattutto perché coinvolge dei minorenni. E il legale della famiglia di Larimar, Milena Ruffini, invita alla prudenza. Il procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Rocco Cosentino, ha lanciato un appello. Mi aspetto che, superando timori e ritrosie, qualcuno decida di raccontare qualsiasi dettaglio che ci possa aiutare a ricostruire i motivi che hanno spinto la ragazza al suicidio. Nel frattempo, è emerso il video della lite, che potrebbe rivelare ulteriori dettagli cruciali per l'indagine.